Allora, qua vanno spese due parole. Sì. Forse non è stato fatto notare abbastanza ampiamente, ma quelli sono dei canaletti. Sì. Vedi, anche quello è un canaletto. Sì. Là pure ce n'erano. Dove una lucertola scorre tranquillamente, poverina. La cosa importante che sono riuscito a vedere adesso. Infatti, la cosa importante da dire è che nei templi, come anche nei templi diciamo greci o antico romani, c'era la abitudine di avere delle abluzioni sacre e quindi di fare i sacri lavaggi. Ma anche adesso basta andare in qualsiasi tempio giapponese. C'è per esempio la piscina. Certo. No, cioè l'acqua come purificatrice e come dispensatrice di grazia. È naturale. No? Che poi perché si sono inventati il battesimo di Gesù, no? Certo. Sul Giordano se lo sono inventati loro, se certo, capito. Certo. Quindi, cosa ecco, non credo, tutto questo è in funzione dell'acqua. Perché? Sì. Perché qui c'è l'acqua a volontà. La strada, diciamo, statale passava, è quella che abbiamo visto prima, passava proprio qua. Quindi, quando il pellegrino si faceva 10, 20, 30, 40 chilometri a dorso di Somaro, o a piedi, che era molto ancora, più probabile, peggio ancora, perché la strada poi seguita anche lì dove stanno quei ragazzi, vedi? E dopo 10, 20 chilometri magari d'estate diventava un po' insopportabile. E allora cosa c'era di meglio di farsi un bel bagno ristoratore? E poi è acqua sacra. Acqua sacra. È acqua sacra che ti cura, purifica. Ma io adesso, l'acqua di Lourdes non è acqua sacra, certo, che sgorga certo, dalla roccia, è la stessa cosa di questo. Certo. Certo. Siamo sempre certo, lì. Pretendono di dire che è la Madonna quella lì. Infatti qui c'erano due sorgenti e ci sono, e una, come ho detto, è d'acqua bollicante lì sul Furea, lì sotto più o meno in corrispondenza dove stanno quei ragazzi, e l'acqua acidula che sta invece più o meno in quella direzione lì, a un 10 metri di dislivello. E mi ricorda a questo punto il grande film di Ingmar Bergman, La fontana della Vergine, dove appunto una ragazzina viene uccisa e violentata e uccisa da alcuni balordi e giustamente il padre li uccide, giustamente, e poi lì dove lei è stata uccisa sgorga una sorgente di acqua pura. Pura e purificante, ricordiamocelo sempre, perché fortunatamente anche oggi abbiamo dei grandi autori che ci ricordano esattamente che la cosa più importante è il mito e non quello che dicono loro, che dicono che un certo mito è vero l'altro e no. Le altre sono tutte tutti cazzate. I miti sono veri. Esattamente. Perché i miti hanno questa, diciamo, aderenza con la realtà, vogliono dare un'interpretazione alla realtà. Ecco. Posto che ci siano miti validi, poi ci sono miti che noi respingiamo sistematicamente perché non sono validi. No, non sono consoni alla nostra cultura, alla nostra logica, alla nostra teorica. Oltretutto, e noi che siamo venuti qui proprio per fare una conferenza stampa dedicata al gran dio Apollo. Prima Apollo e poi Priapo. Certo. Qui stanno tutti e due, per noi c'è anche Priapo. Vedi queste foreste? In queste foreste regna indisturbato Pan e Priapus. Quando si dice che troppa acqua passa sotto i ponti, no? Deve passare sotto i ponti. Allora, qui ci troviamo con un'acqua che passa qui da qualche millennio nell'assoluto disinteresse dell'umanità. Se noi avessimo il coraggio e la forza. No, fino al 1950 era nell'interesse della comunità generale. Sì. Perché il mulino fino al 1954 ha funzionato. Sì, d'accordo, ma io facevo un altro ragionamento. Stavo dicendo semplicemente che qualora l'umanità cominciasse a paragonare la pochezza della propria vita alla lunghezza della natura, che è eterna, lo ripetiamo, ci sarebbe meno delinquenza in giro, soprattutto in Italia. Ora c'è da chiedersi, a dir la verità, se questa delinquenza non sia veramente indotta, perché sono queste religioni, che sono religioni antinaturali, no? Gestiti da costoro, che sono sempre i più corrotti di tutti. Ieri sera ho visto di nuovo, dopo parecchio tempo, così, restando qua e là,
la riedizione di un film bellissimo, anche abbastanza recente, che si intitola Le Crociate, dove fate tutto da vedere la presa di Gerusalemme e poi l'abbandono di Gerusalemme. Che ma che bello! È molto bello, in cui si poteva vedere le stragi inumane, sì, compiute, sì, sia dai saraceni che dai cristiani, con ammazzamenti chilometrici. Di massa, sì, tant'è di vero, massa. Si parlava. E il film finisce, e lui che era arrivato a diventare il marito della regina di Gerusalemme, sì, eletta da tutte le varie, sì, coalizioni che avevano partecipato alla crociata, e lui alla fine si ritira a fare il fabbro ferraio, il maniscalco, giustamente, e interpellato per caso da Riccardo Cuor di Leone, che stava andando alle crociate, che sappiamo che era proprio oltretutto, sì, e interpellato da Riccardo Cuor di Leone, che lo cercava perché la sua nome in nome, sì, era arrivata anche a lui, esatto, precisamente il maniscalco, esatto, e se n'è andato, sì, per non avere più niente a che fare con quella banda di merda del potere, dove si diceva che appunto quei massacri che hanno fatto i cristiani, cioè i crociati soprattutto, il nome della croce che costoro portavano sul petto, erano che di sangue da tutte le parti dove questi si erano nascosti, sono arrivati, li hanno sterminati. Vabbè, adesso riprendiamo il discorso e andiamo in un posto qui vicino dove dovremo fare la nostra regolare rassegna stampa. Non abbiamo scelto a caso questo luogo, che è uno dei luoghi sacri più noti e più importanti dell'antichità e del mondo. È giusto per far capire che le porcate di oggi che noi illustreremo nella nostra rassegna stampa non toccano la ampiezza di significati presenti in questi luoghi, perché noi abbiamo a che fare con fior di delinquenti e mascalzoni, no? Che per principio hanno ignorato e continuano a ignorare il passato, facendo credere ai coglioni che le uniche cose valide sono quelle che si sono inventati loro un migliaio di anni fa, praticamente. Qui queste sono cose penose, ci fanno ridere, perché rinnegare l'antica, allora, cultura. Qui siamo su un tracciato etrusco-romano. Diciamo che il selciato del basalto è di epoca romana, quindi probabilmente del secondo, terzo secolo avanti Cristo. Ma la cosa importante da rilevare è che questo è lo standard, cioè la misura media della larghezza della strada era 1,63 m, che è ovviamente con il dovuto imprecisione e tolleranza dell'epoca, comunque era lo standard della strada, era la larghezza praticamente dell'asso del carro. Poi diciamo, nel momento in cui si incrociavano rarissimamente due carri in direzioni diverse, periodicamente ogni 200-300 metri c'erano degli slarghi per permettere il passaggio. Oh, una piccola considerazione marginale e poi iniziamo la nostra rassegna stampa, perché è una considerazione: noi qui abbiamo delle grosse difficoltà a camminare sopra questi massi, ma immaginiamo I legionari romani che si facevano centinaia di chilometri a piedi. No, dai 20 ai 40 a Giulio Cesare, sì, quando fece la marcia per andare in Gorgia, in Burgundia. Non solo in Burgundia, ma la camminata che si è fatto Giulio Cesare, che Napoleone ha cercato di emulare in Siria. Certo. In Siria. E facevano dai 20 ai 40 chilometri con tutto il caravanserraglio appresso. Esattamente, non solo. Al giorno, Ricordiamoci che si parla sempre della battaglia di Filippi. Ma la battaglia di Filippi, per arrivare a Filippi, e ce n'è voluto 500 chilometri. Quindi le truppe di Antonio e di Ottaviano, no? Ecco, le truppe di Antonio e di Ottaviano, per arrivare a sconfiggere i due esponenti degli ultimi cascami dell'aristocrazia romana anticesariana, cioè Bruto e Cassio,
hanno fatto 500 chilometri. Questo è uno dei più antichi in assoluto templi che l'umanità ha elevato a divinità autoctone di grandissimo valore. Questo sesto, è l'Apollo di Veio. Secolo avanti Cristo. Questo è il famoso Apollo di Veio. Qui è stato trovato la statua famosa Apollo di Veio, che rappresenta oggi il simbolo e giustamente del Parco di Veio. Ora, adesso noi inizieremo a fare la nostra rassegna stampa e la faremo seduti su un blocco standard, blocchi che normalmente erano come quello, sì. 80 cm di lunghezza, esatto, per 50 di altezza e 50 di larghezza. Abbiamo anche descritto in un'altra occasione che qui attorno a Veio ci sono 8 km di cinta muraria alti 4-5 metri di media e lunghi all'incirca 8 km appunto. Questo per dire con almeno 6 porte e varie portule più piccole. Esattamente, ma Veio non era l'ultima veduta, ovviamente. Allora, ci è stata l'antagonista di Roma per oltre 250 anni, combattendo 14 guerre, qualcuna vinta, qualcuna persa, ma dando molto filo da torcere a Roma nel momento della sua inizio di espansione. Esattamente, allora io mi sposterei qui. Era il nemico tradizionale, esattamente, diciamo, ecco. Come tutte quelle persone che sono affini, come i tedeschi per noi, esatto, come i tedeschi per noi, è una lotta senza fine, sì, dura sempre, ecco, lo stesso vale per Veio e questa Roma. Qui parlo anche dei tedeschi d'America, perché certo, gli americani, i tedeschi, quelli che comandano ad esempio le truppe americane sono tutti di origine tedesca. Scharfors, l'orso, come si chiamava? Eisenhower, che poi le interconnessioni tra tedeschi e ebrei non si capisce mai. Va bene, siamo qui e speriamo di poter prendere la parola.